Simone, intanto ti chiedo, visto che è fresco, il rinnovo, che cosa ha significato per te e soprattutto a questo punto della tua carriera, che cosa rappresenta il Milan? È stato un sogno per me, per prolungare qua. È la squadra, la società che io volevo stare da quasi tutta la carriera. Poi fare il prolungo di altri 2 anni significa che Milan è contento su quel lavoro che sto facendo e sono orgoglioso di quello. È stato un bel segnale per me, pure per. Dato anche un gran complimento sul lavoro che ho fatto e sulla mano che ho dato, però loro sa pure che avevo un giorno di relax, il giorno dopo dove ho avuto libero e poi si continua di nuovo a lavorare. Senti Simone, quando tu sei arrivato, sostanzialmente, come dire, usiamo un termine che si adopera in Italia, tipo usato sicuro, una garanzia, però forse sei arrivato come uno che poteva dare il suo apporto. Piano piano, lentamente, però hai conquistato sempre di più la fiducia, la titolarità. Ecco, questo voglio capire. Sei cambiato anche tu qua al Milan, cioè ti senti come un punto di arrivo anche nel tuo percorso di vita? Secondo me ci sono i momenti del calcio, più fiducia che la società, un allenatore di dà, di più può anche dare la persona che sta dietro. Io ho sempre trovato, qualsiasi società dove ho giocato, se io ho un buon rapporto con il mister, uno che mi fidi, che io posso parlare, ho sempre fatto il mio miglior calcio. Poi ovviamente adesso ho 32 anni, un po' di esperienza ce l'ho, però ho sempre un buon rapporto con mister. Lui mi fidi, cioè io e lui sa che quello che faccio è al 100% per la parte della squadra. Io so che io sono un componente per la squadra, io se non funziona quelli accanto di me o quelli davanti a me, io non faccio un buon figura. Allora io so che la cosa più importante è sempre la squadra e quello è un po', per un difensore deve sempre essere così. Poi sono veramente su piccole cose, poi ovviamente pure io sono migliorato, si fa crescere. Ho sempre avuto la mentalità che posso migliorare, imparare ogni giorno. Il giorno che io non credo a quello, devo smettere di giocare.